Sono al vaglio degli uomini della squadra mobile della questura retusea le cause di un tentativo di incendio avvenuto la sera di San Silvestro in una villa di proprietà di un medico. Secondo quanto ricostruito agli investigatori che hanno eseguito un sopralluogo sul posto, ignoti malviventi o soltanto buontemponi hanno lanciato un oggetto all'interno del recinto della villa che si trova in Contrada Monasteri lungo la strada che collega Floridia a Cassibile. Per fortuna però l'oggetto incendiario non ha preso fuoco e l'insano gesto è rimasto solo nelle intenzioni di chi lo ha ordito. Ad accorgersi che qualcosa non andava per il giusto verso è stato proprio il proprietario della villa che la notte del 31 era disabitata. Il medico in servizio all'ospedale Umberto I di Siracusa ha subito denunciato l'accaduto ai poliziotti della questura retusea che hanno avviato le indagini. Il medico non ha saputo dare alcuna spiegazione su chi possa avere posto in essere un simile gesto. Gli agenti della mobile hanno sequestrato l'oggetto incendiario e stanno adesso verificando la presenza di eventuali telecamere della videosorveglianza presenti in zona per risolvere quello che si presenta al momento come un vero e proprio giallo.